Siete pro... Ah, no, scusate. Siete pronti? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono GiuliaGatta97 e oggi siamo qui per i finali di Klaus Requiem. L'avete tanto desiderato ed eccolo qui. E siete anche fortunati, perché? Perché gli scleri ci sono stati e anche tanti, visto che ho sbagliato per ben due volte a capire come si faceva un finale e ho rifatto tipo un terzo del gioco, e quindi spero siate contenti. Almeno oggi capirete come si faranno questi bellissimi finali. Io vi spiegherò come farli e spero che la visione vi sarà gradita. Buona visione. Ok ragazzi, oggi vi mostrerò quindi come fare tutti i finali di Klaus Requiem. Ricordiamoci che nel mio gameplay, nonostante voi mi aveste consigliato come ottenere il finale proprio buono, ho beccato il primo bedend. Sono un genio, lo so, non c'è bisogno che me lo dite. Sono un genio. Innanzitutto, per ottenere il primo bad end, cosa dovete fare? Dovete praticamente fare quello che ho fatto io. Quindi non dovrete fare altro che andare incontro a Mary, cliccare su non spingere, per poi cliccare su abbracciarla e otterremo un finale un po' spiacevole. Clo. Non essere triste, perché io non ti farò del male. Qualunque cosa succeda, non cambierai i fatti, perché io starò con te. Non è possibile che io ti uccida. Ma tutto bene. Tu non devi essere più spaventata, perché io starò sempre con te, sempre. Sti cazzi e l'uccide. Ok? Quindi per favore, toglimi il coltello dallo stomaco. Per favore, non piangere, Chloe. No, toglimi il coltello dallo stomaco. Mi. Se. Oh, dai. Non piangere, piccola. Bad end! Ma dai, ho beccato un bad end! Perfetto, ora che vi siete annoiati a rivedere la scena dove io ho beccato il primo bad end di quanto sono sfigata, come pigliare sto secondo bad end. Siamo tornati. E no, non devo distruggere la maledizione di Clo. Per fortuna. Perché io ho salvato. Almeno qui. Ok, siamo di nuovo qui. E c'è l'isterica Clo sempre che ci fissa con... con quello sguardo da folle psicopatica. Sì. Allora, per ottenere il secondo finale, il secondo bad end, cosa dobbiamo fare? Non la spingiamo prima, ma ovviamente la spingiamo dopo. Così per farla soffrire di più, capito? Ma questo è... morta. No, è... Michelle. Dai, guarda il lato positivo. Non sei morto tu, stavo. Guarda che ci sono ragazze che vogliono il fanservice. E non gliene frega nulla di Clo. Vogliono te il fanservice, hai capito? Questa sensazione... come quella di prima. Un'altra volta. Ho finito per uccidere qualcuno. Questa volta è... mamma mia. Censura pessima, devo dire. Cioè, non si capisce che sta sanguinando. Che serve questo genere di censure? Vabbè. Clo, io forse sono diventato la stessa cosa come lo ero quella volta. Tipo, non è che ora si sveglia, vero? La maledizione. Minchia! Ci ho azzeccato. Questo sguardo. Mamma mia, fa paura! Mi fai paura, seriamente. No! Quella fatica che ho fatto per salvare Michelle! No, non è giusto! Mannaggia.
Questo era come ottenere il secondo bad end, cioè una cosa di 2 minuti praticamente. E praticamente sia nel primo che nel secondo Michelle schiatta, che bello. Ok, per ottenere il normal ending dobbiamo sempre tornare da lei. Allora, stavolta cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spingerla subito. Subito. Ciao, Clo. Dai, Michelle, forse è la volta buona che non schiatti, dai. Perché il nostro obiettivo è salvare Michelle. Poverino che piange. Me ne sono accorta ora. Ehi, Clo. Sei stata salvata? Clo non può rispondere. Proprio tra virgolette c'è scritto. Tu eri felice riguardo a questo. Io ero meravigliato o preoccupato? Non ne sono sicura. Credo, ma meravigliato, vabbè. Non lo so, però... Però, capisci? Io sono felice di averti incontrato. Veramente. Ah... Guarda quella volta. T'ha preso in braccio? Ma che carino. Cioè, giusto. Viva la necrofilia. Cioè, la sta portando all'altare. Morta stecchita. Sei già vedovo, Michelle. Ok, va bene, non ci scherzo più. Dai, siamo seri. Bello il posto, eh. Fuori. Perché sono così meravigliato. Questa sensazione. È da tanto tempo che non vedevo qualcosa di simile. Ehi, Clo. Che c'è? Sono morta dal rompere. Oh. Anche tu devi essere un po' stanca. Certo, sta solo dormendo, ragazzi. E adesso in questo posto tu puoi riposare in pace ora. Ah, tornerò a casa dopo un po', perché tutti quanti probabilmente mi stanno cercando. Sogni d'oro, Clo. Addio, Clo. E tipo è finito il gioco e ci sono scritte in giapponese che io non riesco a tradurre perché io non parlo il giapponese. C'è Blank morto stecchito. Vive i gatti neri. Vive i gatti neri, ragazzi. Sinceramente questi schizzi che hanno fatto proprio nelle ultime scene non mi sono tanto piaciute. Cioè, proprio perché sono le ultime scene avrebbero dovuto disegnarle meglio, non tralasciare questi schizzetti. Però vabbè, dai, hanno un loro stile. Normal end. Perfetto. E ora, signore e signori. Ciao, Sissi. E adesso andremo a esaminare il true ending. Per il quale io ho sclerato tantissimo. Perché ho scoperto che io ho saltato una cosa molto importante. Proprio nel corso di tutto il gioco. Praticamente, vi ricordate quando abbiamo ritagliato quel pezzo di Clo nel suo disegno? Ho tagliato Clo. Va bene. Grazie. Mi sono scordato di prendere quel pezzo. E per un attimo ho pensato che dovessi rifare tutto da capo. Mi potevate immaginare io che ero in procinto di buttarmi dal balcone. Poi mi sono ricordata, aspetta, ma io ho salvato qui. Posso tornare indietro. Ok, era qui. Era questa stanza. Vi ricordate? Eccolo lì! Praticamente io non ho preso questo pezzetto. In teoria, probabilmente voi l'avete già fatto e sono stata io imbecille a non prenderlo. Però dovete prendere questo piccolo disegno che avevamo tagliato. Prendilo, ok. Tornare indietro. Chloe. Praticamente cosa dovete fare? Voi dovreste dare questo pezzo di disegno e poi subito dopo dovete dare il foglio di carta. Poi si vede il perché. Ok. Mostrare a Clo il pezzo tagliato? Sì, perché voglio fare sto true ending. Ah, questo... La figura? Sì, è il disegno che Clo aveva disegnato. In verità c'erano anche mamma e papà una volta. Clo, adesso è tutta sola, vero? Suppongo di sì. Giusto, Michelle. Se tu puoi portarmi anche qualche altro foglio, per favore dallo a Clo. Noi ce l'abbiamo già e quindi gli diamo il foglio. Grazie, Michelle. Ci disegno sopra. Ci disegno sopra. Perfetto, siamo per vedere un'opera d'arte catafrattica. Fatto. Guarda, guarda.
Che bello! Sono io? Sì, sì, con questo Clo non è più da sola, giusto Michelle? Beh, suppongo di sì. Allora, tieni, questo è per Michelle. Sarà come un oggetto portafortuna. Prendilo. Hai ottenuto un oggetto... Ah, è diventato un portafortuna. Grazie. Per favore, assolutamente, torna vivo. Grazie, va bene. E poi per ottenere il finale dovete fare quindi questa cosa di consegnare il disegno, necessariamente, non per forza in questo punto, ma proprio nel corso del gioco, volendo. Sono stata io, cretina, che non l'ho preso prima. E poi dovete mettere il campanello a Noir, non a Blanc. E infatti, me l'avete consigliato, nonostante tutto sono stata così cretina, da beccare Bad End. Ma veramente, guarda, mi dispiace quasi per voi. E vabbè, ora ragazzi io dovrò praticamente rifare tutta la scena. Salto temporale! Ok, va bene, abbiamo sconfitto Noir. Senti un po'. Allora, tu sei finto, no? Cioè, nel senso, tu non esisti nella vita vera. Fai parte solo di questo gioco, giusto? 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 Però mi devi spiegare una piccola cosuccia. Che cavolo ci fai in camera mia? Sì, sì. Micia, oi. Dai, sforzati almeno di guardare la webcam, eh? Va bene. Ok ragazzole, dopo aver sconfitto il padre di Clo, che rappresentava la maledizione di Clo, possiamo andare per l'appunto contro Clo per mostrarvi il True Hendrix. Dai, dai, forza. Stavolta sento che Michelle non schiatta, dai. Clo, io sono più bello di te. C'è rimasta male. Sì, sì, lo so che era carina la battuta. Allora, non dobbiamo spingerla, però dobbiamo abbracciarla. Eh sì, lo so, voi mi direte: Giulia, ma così rimane pugnalato. No, alla fine io l'abbraccio davvero stavolta. Io non posso usare il coltello. Non posso ucciderti, Clo. Che carino. Ah, fa male, Clo. Cos'è? Ah, il portafortuna. Sì, sì, tipo a mo' di croce contro vampiro. Esorcizzo! Ma che, davvero funziona a mo' di acqua santa? Clo? Clo? A B C A A. Oh, un disegno era, non l'acqua... l'acqua... stavo dicendo acqua acida. Non l'acido! Chloe! Ah, di nuovo in braccio. Viva la necrofilia! Di nuovo. Che succede? Il gatto Noir ha ucciso Blanc! Fesse! Noir? Cioè, sono uccisi... Hanno ucciso... Ah, è vero! Effettivamente Clo con i capelli bianchi sembra Blanc. Perché? Una cosa così ingiusta. Potrebbero essere quei suoni... quei suoni di prima? Ehi, questa musica non l'avevo mai sentita. Era Blanc ancora vivo. Può essere che con te, Blanc, tu... Come il gatto di The Witch House, anche Noir se n'è andato. E dai, Michelle, dai. Sei vivo ancora, eh? Clo. Ora che succede, dai? Visto che è il True Endings, mi aspetto qualcosa di bello, eh? Michelle? Aspetta! Era Clo che ha parlato? Eh? Clo! Sei ancora viva! Questo posto è... Tu sai chi sono? Michelle? Sei davvero tu, Michelle? Ah, scusate, ho sbagliato. Prima era Michelle che diceva tu sai chi sono. Vabbè. Giusto, Clo. Ah. E fu così che vissero per sempre felici e contenti. Siamo in RPG! Scordatevelo! Clo finalmente ha visto Michelle. Per tanto tanto tempo che ti vidi, che ti ho visto, bla bla bla. Clo, per
tutto questo tempo, Michelle. Sì. E adesso? Ehi, Michelle. Chloe vuole vedere... Vuole vedere il sorgere del sole. Va bene. Sì. Capisco, Chloe. Capito. Perfetto, la ripiglia in braccio e sorpassando il cadavere di un povero gatto bianco, va bene? Usciamo di nuovo e andiamo a vedere l'aria aperta. Ah, non lo sentite? Neanche io. È una vista meravigliosa, vero Chloe? Vedere fuori questo scenario è una sensazione come se da un sacco di tempo che non vedessi un cosa del genere. Chloe intanto guarda. Giusta. Vero. Amorini! Ehi, Chloe. Noi abbiamo un sacco di cose che ci sono successe, vero? Tutte le pene, tutte le cose dolorose che noi vorremmo dimenticare, tutte quelle cose per cui volevamo scappare, avremmo voluto scappare. Per essere controllati da una maledizione e soffrire molto di più. Ehi, Chloe. Sì? Io amo giù la gatta 97. Bravo Michelle, bravo, bravo. Best finale of ever. Se finiva così veramente, eh? Vabbè, la tua vita è stata una vita difficile. Tutto pieno di sfortuna. Non è bellissimo Michelle. Effettivamente sto morendo. Capisci, Chloe prima d'ora ha vissuto una vita piena di pene. Dice questo praticamente. Ma capisci, tu sei stato capace ora di essere qui. In questo scenario, così bello. Chloe è veramente felice. Davvero, davvero felice. Aspetta, ma parla ancora in terza persona? Ma io pensavo che parlasse in terza persona perché quello era lo spirito e parlava della vera Chloe. Vabbè, allora parla lei davvero in terza persona. Capisco. Dai, piangiamo tutti insieme. Allora io sono felice. Ma tipo lei, ma io non sto capendo, ma è viva, morta, ha i capelli ancora bianchi, ma chi sei, Hanekawa? Hanekawa è dalla bacca con la catena Bridget. No, ho fatto uno spoiler. Pazienza. Michelle? Ah. Il disegno è orribile. Ah, è l'alba. La notte è già finita, vero? Già. Sogni d'oro, Chloe. Addio, piccolina! Ah, possiamo muoverci. Ah, però non posso correre, vabbè. La ragazza è rimasta in questa posizione silenziosa. Va bene. Riposa in pace. E grazie. Per la prima volta ho pensato che sono stato davvero felice di aver suonato il violino. Oh! Questo perché, vedi... Ah, subito. Klaus Requiem! Pier, ciao! Quanto tempo che non ci si vedevamo! Ricordo che i fan ti odiavano. No, per me tu sei sempre un figazzo. Ah, suppongo che dovrei cercarlo anche io. Ti ho detto che non puoi. È pericoloso per un bambino rimanere da solo. Ma beh, allora dove può essere trovato Michelle? Come faccio a sapere se Michelle è giallo. È salvo? Non è giusto. Michelle è vivo, giusto? Se ha una chance. Calmati. Sinceramente non ho capito la frase. Perché non c'è possibilità che ci sia una chance? Non l'ho capita, scusate. Sì. Caro signore, ti prego. Caro Dio. Ti prego, salva il mio fratello più grande, Michelle. Non mi sono ancora scusato. Dopo tutte quelle cose che io gli ho detto e gli ho rivolto in quel modo. Michelle. Dopo un po' di tempo penso che tornerò a casa. Ah, ecco, l'aveva detto in un altro finale. Perché sicuramente un sacco di persone mi stavano cercando.
Non posso rimediare a ciò che ho fatto, però non posso neanche correre da esso. Io devo porvi rimedio. E anche se per tutta la mia vita non sarò mai perdonato, io devo parlare di Charlotte e scusarmi col padre, con la cameriera e con Pierre. No, con Pierre, proprio con lui non ti dovresti scusare, perché sicuramente è ciò che Chloe avrebbe voluto. Na na, na 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 na. Ormai mi ci sono affezionata sta musichetta. E il gioco è finito. Dai, dai, questo finale era caruccio. Dai, ragazzi, negli RPG non sempre ci sono finali buoni. Almeno uno muore sempre. È inutile. Mamma mia, che brutti quei capelli. Non mi piacciono come sono stati disegnati. And... finalmente ci siamo riusciti. Ragazzi, ho finito questa serie. Spero vi sia piaciuta. Penso che avrò un periodo di pausa, nel senso proprio una pausa dai gameplay, non dai video, perché vorrei dedicarmi anche ad altri progetti. Quindi, se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace al video, e se volete sapere cosa faccio in giro sul web, mettete mi piace anche alla pagina Facebook che trovate in descrizione. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Nia nia a tutti, gente! È tornato? No, no, l'ha proprio distrutto, Giulia. Vabbè, ci sarà un motivo se sto virus è l'ovvio, era così famigerato, Almeno non ho la coscienza sporca di non aver riprovato a riportare in vita a renderlo più innocuo, No, non c'ho la coscienza sporca. Ora che ci penso, computer, ma non è che hanno chiamato il virus I love you perché era un grande amante con le virussette? Giulia, lo dovrebbe smettere di creare delle fanfiction mentali. Dovrei, seriamente. Vabbè, che dici di aprirmi Vega? Ah, Giulia! Giulia! Ma cosa è successo? Giulia! E la computer? Virus? Ma non ti abbiamo distrutto! Cosa ci fai qui? Beh, in realtà non proprio. La parte del virus super mega potentissimo, malvagio, è stata effettivamente distrutta. Però io sono ancora vivo! Vivo! Sempre di adesso! Ma cosa è successo? Sono diventato una creatura terribile, mostruosa. Non ho proprio il coraggio di guardare in faccia nessun virus potentissimo. Penso che se il virus è l'ovvio, non ti credo. Sono diventato un antivirus. Cosa? Esatto, mi avete reso un antivirus. Però guarda il lato positivo, sono diventato famoso tra le virusette. No, non ci posso credere. Per questo mi chiamo I love you. Oh, santo ardisco. Beh, io devo andare, ci sono computer che hanno bisogno di me. Hasta luego, amico. E PS, computer, non dire a Giulia che sono andato nel virus. Mi prenderebbe in giro per secoli, sai com'è. va bene, basta che ti togli fuori dal mio hard disk. Sei insopportabile anche se sei un antivirus. Idea, mio caro amico computer. E tra parentesi, dovresti dire più gente che sei una donna, vabbè. Ma il computer non ha un sesso. Computer, ma cosa ti è successo prima? Nulla, parlavo solo con un amico. Un amico? Perché tu hai amici? Niente, lasci stare, Giulia. Ok. Ragazzi, abbiamo finito un'altra serie, Class Requiem. Ciao Michelle, ciao Chloe, ciao Charlotte. Charlotte abbiamo già salutata, ma vabbè. Ciao a tutti, gna gna a tutti, gente. Sì, un'altra serie finita. Yay!